E buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi partenza di botto perché siamo direttamente in instance, ovviamente ancora a livello 15. Come vi ho detto, io questo personaggio lo livello solo e esclusivamente quando registro, quindi non faccio niente off camera, perlomeno fino a che rimango a questi livelli, perché dopo più avanti sicuramente qualcosa dovrò fare per forza di cose off camera, a meno che non faccio 850.000 video solo di questo. L'instance in questione è Ragefire Chasm. Oh, non so, la pronuncia in inglese mi mette sempre un po' di soggezione perché in inglese lo mastico fino a un certo punto, ecco. Però sono sicuro al 100% che prima questa istanza si chiamasse Walling Caverns o una cosa simile, perché l'ho fatta tipo 50 milioni di volte anche questa, livellando personaggi da 8 anni a sta parte, quindi. Se vede queste, le mie cuffie, nei prossimi giorni farò un vlog sia per le cuffie e sia per parlare un po' di questi 1000 iscritti che finalmente abbiamo raggiunto e anche del Games Week, come è andata, eccetera. Però stamattina mi premeva portarvi avanti con la serie perché mi hanno già parlato e scritto diverse persone che sono parecchio interessate al continuo di questa serie, di conseguenza devo per forza dare contenuti che piacciono a voi ma che piacciono anche a me, perché è una cosa ovviamente che voglio fare anch'io, non è che lo faccio solo esclusivamente perché me l'avete chiesto, è una cosa che comunque piace anche a me. Come avevo detto, appunto, mi ha preso lo schizzo di iniziare a livellare un personaggio. Quindi, queste cuffie, infatti, l'ho acquistate proprio a Games Week perché hanno fatto degli sconti abbastanza carini. Le mie cuffie, quelle vecchie, erano sì carine esteticamente, si sentivano benissimo, per carità, però inizia, cioè, sopra si erano spaccate proprio a metà, cioè la plastica, la partita. Sono stato contento che un paio di ragazzi mi hanno riconosciuto a Games Week, veramente è stata una cosa spettacolare. E grazie a questo Games Week, come ogni anno, anche l'anno scorso, torno con una grande voglia di fare, quindi se avete qualche serie, qualche curiosità, qualche cosa che volete chiedere, qualche video che potenzialmente potrebbe piacervi, voi lo scrivete ovunque, qualsiasi video, me lo scrivete sulla pagina di Facebook, me lo scrivete dove volete, io lo prendo in considerazione ovviamente, come ho fatto anche con questa serie. E se è una cosa fattibile o se è una cosa che non ho mai fatto, perché magari sono persone che mi chiedono cose che ho già trattato magari in passato, in cui magari la qualità era leggermente minore, però comunque il contenuto c'era, è inutile che la rifaccio, insomma. Però al di là di questo, oltre a Warcraft, ho visto che Overwatch era veramente, veramente ovunque, cioè in qualsiasi stand c'era Overwatch. Qualsiasi no, ma rispetto all'anno scorso non so che c'è stato tutti gli anni, ma cioè ha preso un tantissimo piede. E io è un gioco che voglio sfruttare, nel senso che io ce l'ho, ci gioco abbastanza spesso con i miei amici. Quindi voglio skillarmi lì, insomma, perché è un gioco che mi piace. E quindi sicuramente ci porterò anche qualche video, anche perché lì c'è un pool di persone, di potenziale pubblico un po' più alto rispetto a Warcraft. Ma non lo faccio per quello, cioè non me ne frega un cazzo alla fine. Lo faccio principalmente perché è un gioco che mi piace e che ho visto che comunque ha preso molto piede. Adesso vi faccio vedere quando andrò a liberare quei tizi laggiù e ammazzerò questo boss dal 15 e 5 barrette mancanti per il 16. Guardate quanti livelli si fanno alla prima botta. Allora, ecco, già ho fatto un livello e sono arrivato a quasi 17. Adesso consegniamo un'altra guerra. Oh wow, questo qui cura bestie, quindi lo metteremo qui. Allora, questa qui ci farà quasi livellare. Eccolo là, livello 17. Quindi praticamente alla fine del giretto abbiamo fatto 2 livelli e mezzo. Come se non bastasse, il nostro party ha deciso di rifare un'altra istanza, quindi andiamo. E ancora meglio è capitata. Ho detto una cagata, era questa Wailing Caverns, no quell'altra. Vabbè, sto zitto. Comunque è capitata proprio quella. Molto meglio perché così ci sono altre quest e è un'istanza che non abbiamo mai fatto e di conseguenza più esperienza per noi. Ok, giunti al primo boss. È già andato giù, ovviamente, perché a occhio siamo tutti con il gear per livellare tranne questo. E di conseguenza i danni sono spaventosamente sbroccati. Anche se devo ammettere che i melee, in special modo i rogue e i war, fanno molto più danni rispetto ai caster, ma semplicemente perché il rogue finisce l'energy, al war se non ha rage non fa un cazzo.
Invece i caster hanno sì il mana che praticamente è infinito a livelli bassi, tanto questi stronzi mi stanno fottendo tutti questi item, tutti pezzi di merda, li ammazzo tutti. Devo assolutamente comprarmi le bag perché qui sto facendo sempre la povertà più assoluta, buttando via ogni cosa. Secondo boss in arrivo. Ah, questa gesta me la ricordano, i Twing le usavano. Per chi non sapesse che sono i Twing, sono praticamente dei personaggi che si fermavano al 19, al 29, al 39, al 49 al massimo. Che facevano solo esclusivamente PvP e i proprietari di questi personaggi si impegnavano al 100% per avere un gear pauroso, il massimo del potenziale per quel livello. Era veramente una figata, adesso ovviamente non esistono più, però prima era veramente bello. Questo video volevo portarvi. Allora, mi ero messo in testa di mettervi almeno 3 istanze, perché sapevo che comunque il join è abbastanza rapido, di conseguenza non è che devo stare qui magari aspettare 50.000 anni. Perché dopo di qui voglio andare. A parte che vabbè, metto di dare questo video e ok. Però volevo mettermi a fare un po' di addestramento su Overwatch perché appunto mi ha preso la scimmia e devo per forza migliorare perché faccio cacare al momento. Nel mentre parlavo, ovviamente se n'è andato un altro bossetto. Scorciatoia tattica. D'ora in poi, quando potrò, ovviamente registrerò sempre col telefono perché ho visto che la qualità è nettamente superiore. Questa webcam del cazzo, boh, non lo so se la userò ancora. Ok, intanto le belle le abbiamo prese tutte e niente non è. Adesso devo necessariamente inculare i fiorellini che stanno in giro a questi perché, madonna, a volte finisco l'instance che non l'ho presi perché magari mi sono scordato. E quella è esperienza gratis, ragazzi. Mi raccomando, fate tutte le quest dentro l'instance perché danno un sacco di esperienza. Tipo, la giovane vedo uno, frega un cazzo del boss che tanto non hanno bisogno di me, te. Mi tira un throw random e basta. Mio. E intanto siamo livellati di nuovo, 18, GG. Il kick importante. E quindi già di conseguenza, per esempio, il territorio in cui stavamo già è diventato troppo basso. È per quello che vi dico, dal 15 in poi dovete chiudervi in instance. Oh, dai, l'ultimo, l'ultimo! Sì! Che per me è un po' più difficile perché adesso il join è rapido, ma dopo diventerà un po' più palloso perché, cazzo, non so, perché comunque non è più rapido come adesso, che dopo 50 secondi già state in instance, massimo 2 minuti. Dopo dovrete aspettare anche 10 minuti e diventa abbastanza noioso. O a meno che avete magari un tank come amico, di conseguenza abbreviate molto molto l'attesa. Ok, siamo arrivati a, boh, tipo il penultimo, credo il penultimo boss. O il terzo ultimo, non lo so precisamente. Va a finire che sicuramente arrivo 19 e mezzo qua dentro perché c'è questo boss, quell'altro, il bonus dell'instance e almeno 3 quest. Quindi il tank sta crepando. Il tank sta crepando. Il tank sta crepando. Praticamente c'era lì l'RFK, una roba simile. Bella. Riallacciandomi un attimo al discorso di Overwatch. È che vedo che su Overwatch, essendo molto più competitive di World of Warcraft, è meno tranquillo, passatemi il termine, ci sono molte più persone che si credono il padre eterno, molti più skillati, molti più criticoni. A occhio, perché ho fatto un giro sul gruppo di Overwatch Italia, che sono praticamente 21.000 persone. Ho paura che, siccome non sono un master, capito? Non è che sono mega forte. Però se uno prova a un attimo far vedere i contenuti che sono diversi dai contenuti di un master, mi arrivino delle fiammate apocalittiche. Intanto aspetta, consegniamo le quest e vediamo a che punto arriviamo. Al 19 dovremmo arrivarci. Infatti ci siamo arrivati, perfetto. Proviamo a rejoinare di nuovo, vediamo se succede. 15 secondi addirittura, abbiamo finito troppo presto. Comunque i giochi praticamente ho visto che è abbastanza criticona. Quindi non so, magari, cioè, lì sui miei video di Overwatch trovo puntare molto di più su magari dei montaggi o dei momenti più simpatici, roba simile, perché appunto. Però in fin dei conti siamo italiani, il nostro lavoro è criticare, quindi immagino che se lo mettessi su qualsiasi altro gioco. Come sono arrivate critiche, ovviamente, su World of Warcraft, ma è normalissimo, cioè, però la differenza è che io non voglio insegnare niente a nessuno, non vi dico fate così perché è giusto fare così perché ve lo dico io. Vi dico io faccio così perché se ho sempre fatto così, dopo arriva la persona che è 100 volte più forte di me e mi dice guarda, non si fa così, te lo dico io perché sono 100 volte più forte di te e io lì ho
Ovviamente sono necessariamente costretto a stare muto perché se una persona è più forte di te c'è un motivo, non è perché. Però su quel discorso che praticamente voglio farvi capire che non è necessario essere per forza spaventosamente forti per caricare un video su un gioco. Perché sennò avremmo tre video su YouTube, cioè, ovviamente poi dipende uno come si presenta, cioè se io sono Silver e pretendo di insegnare roba a persone, sono uno sbruffoncello che non si merita un cazzo, però se io sono una persona qualsiasi che metto dei video con una qualità audio decente, qualità video, audio video decente. E non voglio insegnare niente a nessuno. Tu non vuoi dirmi, tu sei gold, tu sei solo platino. Non puoi caricare video su Overwatch perché fai schifo. Cioè, che cazzo lo dice? Ok, non li vado, quindi niente. Altre istanze diverse significano ovviamente altre quest. Tac. Queste istanze arriverò secondo me. O al 21 o molto vicino al 21. No, secondo me è 21 e mezzo, tipo. Perché il 20 praticamente ci sono, basta. Sono rimaste due barrette e basta. Ok, il primo boss è andato. Prendiamo la quest. E ecco arrivato il livello 20. Ecco arrivato. Levati! Rapture! Che è un praticamente sanguinamento. Però va come point, al contrario del Garrote invece che non va come point. Anche il secondo boss se n'è andato. Ciao caro. Adesso dovrebbe arrivare il tizietto alla quale consegnare le queste, forse. Scherzavo, sto zitto, già andare sopra. Questo dovrebbe essere, sì, dovrebbe essere esattamente il secondo boss. Fa i danni ridicoli perché tanto siamo tutti con il gear potenziato. E eccolo qua, è arrivato anche il livello 21. Perfetto, perfetto. Ok, questo se non sbaglio era il primo boss. Adesso dovrebbe arrivare il tizietto che ci fa consegnare la quest e poi ci dà la quest per l'ultimo boss che praticamente sta qui vicino. Eccola qua, infatti. Prendiamo l'ultima, andiamo di sopra e praticamente siamo quasi alla fine. Oh, ok. Questo è l'ultimo boss. Famo easy. L'ultimo, abbiamo messo anche dei guanti che metterò molto volentieri. Una cinta che metterò molto volentieri e basta. E invece no, ragazzi, abbiamo fatto anche il 22 perché adesso abbiamo ben due quest da consegnare. Questo non me ne metto, questo nemmeno. Però tac e via. Oh, che figata Shadow Step, bellissimo. Ah, visto che siamo al 20 ci ha dato subito la quest per andare a prendere la mount. Però, prima di chiudere il video, però necessariamente Shadow Step. Ah, mamma, sta spell è una ficata pazzesca. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio come sempre per la visualizzazione. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi, come sempre. Noi ci vediamo al prossimo. Bella ragazzi.